Buongiorno a tutti, siamo qui con Filippo De Benedetti, uno degli esperti, dei veterani di questo Fossano targato Mister Merlo. Ti chiedo, inizio una nuova stagione, inizio un nuovo campionato, che Serie D sarà e che preparazione sarà questa del Fossano? Allora, innanzitutto è la Serie D che ci siamo conquistati l'anno scorso, quindi sarà per tutti i ragazzi dell'anno scorso e anche credo per i nuovi un'opportunità per tutti, quindi da cogliere come opportunità. E che Serie D sarà? Per noi sarà una Serie D che dalla prima giornata all'ultima dovremo conquistarcela sul campo e poi dimostrare giornata dopo giornata il valore del nostro gruppo e i valori del nostro gruppo. Il gruppo si è consolidato durante l'anno, ne abbiamo sempre parlato. Ti chiedo adesso come sarà quest'anno per affrontare la Serie D, forse l'affronterete anche con uno spirito diverso. Sì, diciamo che la maggior parte del gruppo è rimasto, quindi i nuovi dovremo essere bravi piano piano ad assorbirli e fare in modo che, come l'anno scorso, si crei quella magia che ti fa portare la squadra oltre i limiti, come è successo l'anno scorso, che a fine del campionato siamo riusciti, nonostante non abbiamo vinto direttamente il campionato, siamo riusciti però lo stesso a salire. E quindi tutte queste caratteristiche qua deve avere il gruppo. Tra l'altro esordirete in Coppa Italia con il Saluzzo, anche da questa Coppa ti aspetti unione, ti aspetti forza? Sarà la prima ufficiale, il 25, e da affrontare come tutte le partite di campionato, sperando di iniziare subito bene e provare le cose che faremo in questo mese. Ultima cosa, ti chiedo se hai un obiettivo personale per questa Serie D. Fare bene in Serie D per me significherebbe molto, perché l'anno scorso ho provato questa categoria, ho avuto dei problemi fisici e sono di nuovo tornato in eccellenza. Adesso quest'anno che mi ritrovo in questa categoria vorrei cercare di dimostrare il massimo del mio potenziale e di conseguenza aiutare la squadra.